Allora, io dico solo, come al solito, due parole per introdurre la serata. Questa sera entriamo di fatto in casa di Fabio Mortari, abbiamo l'onore di avere questa fortuna, anche perché Fabio, diciamo, ogni tanto dice di non amare troppo questo tipo di conferenze e soprattutto in questa modalità. E questo lo capiamo benissimo perché non è neanche la nostra di modalità, però in questo momento siamo un po' costretti, come dire, a viverla in maniera del tutto diversa dal solito. E, tra l'altro, a dispetto di quello che dice Fabio, che adesso presenterò come astrofilo, anche se di fatto Fabio sta facendo ricerca, si può dire, a tutti gli effetti, quindi in un certo senso più che astrofilo è un astronomo dilettantistico, perché chiaramente lo fa come passione, come non è il suo lavoro, però diciamo che negli anni ha coltivato questo suo desiderio, questa sua passione. Dal 2012, se non sbaglio, ha iniziato ad avvicinarsi, collabora con diversi gruppi astrofili locali, ha iniziato a fare fotografia, astrofotografia, per la verità raggiungendo anche dei buoni risultati, insomma, diverse foto sono state pubblicate in alcune delle rubriche, delle pagine web, come la Picture of Day dell'astronomia amatoriale, e ha collaborato, come dicevo, con diversi gruppi astrofili. Abbiamo collaborato anche insieme, tenendo dei corsi a Rimini insieme al gruppo astrofili del dopolavoro ferroviario, per l'Università Aperta di Rimini. Quindi anche lì è stata un'occasione di incrociarsi, conoscersi e in qualche modo avvicinarsi. E dicevo, anche se Fabio non ama molto, diciamo, questa tipologia di comunicazione, si può dire, in realtà lo vedrete che Fabio ha delle grandi doti e capacità anche comunicative, oltre al fatto di essere appunto un grande appassionato e quindi di avere così nel suo percorso intrapreso anche degli aspetti che gli abbiamo chiesto in qualche modo di raccontarci questa sera. Perché? Perché nel tempo Fabio si è costruito, autocostruito, si potrebbe dire, un osservatorio in casa propria, l'osservatorio Ipazia, che di fatto è un progetto che, diciamo, corona un percorso iniziato da un sito internet, Astrofilo Neofita, se non ricordo male, all'inizio, che poi si è, diciamo, appunto trasformato e nel frattempo Fabio, come dire, ha anche cambiato un po' quelle che erano le sue iniziali propensioni per in questo momento fare anche diverse interessantissime ricerche proprio in collaborazione anche con gli enti di ricerca e universitari. E quindi ecco, gli abbiamo chiesto di fondamentalmente raccontarci un po' di queste sue esperienze per capire intanto come anche da astrofili si possa in qualche modo contribuire anche alla ricerca scientifica a tutti gli effetti. Quindi direi che lascio la parola a Fabio Mortari, auguro a tutti una buona serata e niente, a te Fabio. Grazie per la presentazione, veramente molto, molto dettagliata, insomma. Allora, buonasera a tutti. Diciamo che questa serata, come giustamente ha detto Matteo, non è semplice per me, nel senso che il tipo di comunicazione a cui normalmente mi presto per fare un certo tipo di divulgazione è sempre una comunicazione diretta, perché io a livello personale ho sempre bisogno comunque di contatti visivi e di sentire un po' l'energia delle persone che ho attorno e con cui mi relaziono.
Ad ogni modo, comunque ringrazio Matteo per questa bella opportunità e per aver chiesto, insomma, di partecipare a uno degli eventi di questa associazione, che è la AR, che è veramente densa di interessi e di contributi anche di un certo spessore, e su questo, insomma, penso sia opportuno fare un plauso, perché veramente di associazioni che hanno questa massiccia vena divulgativa non ce ne sono tantissime, soprattutto con la qualità con cui solitamente fanno i loro interventi. E quindi un ringraziamento sicuramente volevo subito inoltrarlo all'associazione per ospitarmi qua questa sera. Io diciamo che per questo tipo di intervento non ho preparato qualcosa di specifico, nel senso, ho preferito non preparare delle slide. Ho preferito non farlo perché, siccome in cuor mio penso che l'astrofilia, vista dal punto di vista dell'appassionato, sia anche, quindi non solo, ma anche dovuto a una predisposizione personale al fare, mi sono detto: ok, cerchiamo di teorizzare, almeno nella prima parte, almeno nella prima parte, di teorizzare il meno possibile. Dopo, magari, sulla questione, se ne sorgono domande, allora potremo entrare magari nello specifico di certi ambiti. Ho voluto dare questo taglio proprio perché io vivo l'astrofilia sia da fotografo, come ha detto Matteo, che da neofita ricercatore. Io in questo campo di ricerca sono neofita. In Italia vantiamo dei grandissimi astrofotografi, posso citarne qualcuno: abbiamo Cristina Cellini, c'è Oscar Cattina, c'è Tommaso Rubechi, ci sono, mi viene in mente anche Montecchiari, mi viene in mente anche, cioè, i nomi sono tantissimi, ben intende, ce ne sono veramente tanti che veramente hanno fatto un po' anche la storia dell'astrofotografia italiana. E in ricerca abbiamo altrettanto le unghie forti, siamo molto forti, a mio parere, perché abbiamo persone anche di riferimento. Il bello della ricerca, di venire in contatto con un ambito di ricerca, è quello anche di lavorare a fianco con persone che operano effettivamente sul campo. Ci sono anche tanti astronomi, anche all'interno della UAI c'è qualche astronomo che con il suo telescopio si presta a fare un lavoro di insieme. E quindi, da questo punto di vista, io trovo affascinante proprio tutto l'insieme dell'astrofotografia e della ricerca, proprio perché porta a fare. Proprio tenendo quest'ottica qui, quindi mettiamoci sulla prua sostanzialmente della praticità. A me piace tantissimo un aspetto che esplode, a volerlo vedere, diciamo, secondo una certa logica. Perché? Perché l'universo è qualcosa di inclusivo. Inclusivo in che senso? Inclusivo perché, potendo osservare sia l'ambito della ricerca che l'ambito della fotografia, che ogni tanto anche l'ambito del visualista, che ha diciamo un fascino, secondo me, che è unico in tutto l'aspetto dell'astrofilia, noi abbiamo una particella che ci include tutti, che si chiama fotone. Okay? Cioè, il fatto che il fotone possa essere considerato sia, diciamo, da chi osserva una particella che colpisce il proprio occhio e regala un'emozione diretta nell'osservazione, sia in chi fa fotografia, che raccoglie questo fotone e gli assegna lui, ok, siamo noi astrofili che assegniamo a quel fotone lo scopo di imprimere sul nostro sensore un'informazione affinché si riesca a rappresentare, quindi rappresentativa di quello che si osserva. Lo stesso fotone però diventa anche qualcosa che io posso usare per misurare, scoprire e ricercare, mettendomi sullo stesso piano anche di astrofili professionisti. Cosa
cosa che può sembrare detta così anche altisonante, no? Perché dici, cavolo, fino a ieri hai fatto l'impiegato, oggi ti inventi astronomo. No, io non sono un astronomo, io sono un astrofilo. Ma quello che a me accomuna, che accomuna me con tutti gli osservatori del mondo, è che il fotone che prendono loro è lo stesso fotone che prendo io. Cioè, è inclusivo per questo. Cosa cambia? Cambia il modo di registrarlo, cambia il modo di interpretarlo, cambia il modo, diciamo, di relazionarsi con quella particella lì. E quindi da questo punto di vista, proprio grazie a questa inclusione, noi astrofili abbiamo un ruolo che a volte è anche fondamentale per il progresso. Vi faccio un esempio banale, ma proprio banalissimo. Il mio osservatorio, Ipazia, che è dedicato chiaramente alla grande Ipazia di Alessandria, collabora oggi in un progetto praticamente che è finanziato e portato avanti dall'ESA. Detto in parole povere, l'ESA dovrà mandare nel 2028 una sonda spaziale, un telescopio spaziale con all'interno uno spettroscopio, e praticamente questo campo, diciamo il campo di ricerca in cui questo spettroscopio opererà, sarà quello di avere la spettrografia dell'atmosfera dei pianeti. Ok? E uno dice, va bene, cosa c'entri tu con questo? L'astrofilo c'entri. Perché? Perché per fare questo tipo di rilevazioni serve un timing, okay, di passaggio del pianeta di fronte alla stella. Un timing cosa significa? Che praticamente deve essere misurato con la massima certezza possibile il momento in cui il pianeta entrerà nell'orbita, ok, nell'occlusione, ad occludere, comincerà a occludere la stella. Per fare questo, cosa serve? Serve una misura di tempo, di durata, di inizio e di fine di un transito. E questo chi lo può fare? Perché? Perché il problema è, e questo si vedrà, tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla ricerca, un altro aspetto bello, da soli si fa relativamente poco. Bello della ricerca è che è un lavoro in team, una ripresa da soli fa poco, se non a livello personale o a magari diciamo un lavoro fatto in un certo modo. In genere si lavora in team. Perché? Perché chiaramente servono tante rilevazioni, ma tantissime rilevazioni per determinare la correttezza di un evento o scoprirne, diciamo, tutte le varie dinamiche. Ecco quindi che viene utile, ok, o viene utile il lavoro di noi astrofili, perché da qui al 2028 dovremo monitorare e misurare i transiti dei pianeti solari, dei pianeti extrasolari, affinché si riesca a determinare con la massima precisione possibile quelli che sono durate dei transiti e tempi e sostanzialmente orari, diciamo così, orari in cui questo fenomeno avviene. Chiaramente la ricerca non può finanziare da sola migliaia di osservazioni. Possiamo farlo noi. Possiamo farlo noi perché la nostra strumentazione è relativamente economica, il nostro tempo è un tempo che impieghiamo per hobby e la potenza di fuoco che abbiamo noi astrofili tutti insieme è molto più forte di quella degli osservatori presi singolarmente, seppur professionali. E quindi da questo punto di vista, quello che fa una delle attività che fa l'osservatorio Ipazia è proprio quella di andare a misurare e partecipare a questo progetto e quindi contribuire anche al progresso. Chiaramente dall'astronomia c'è tanto progresso, è una scienza che tira avanti moltissimo, molto più di quello che possiamo pensare, il progresso è anche l'umanità, è anche la matematica che ci sta giustamente dietro. Chiaramente cosa succede? Succede che a un certo punto io nel mio percorso di astrofotografo ho cominciato a strizzare l'occhio un po' anche a questi aspetti, venendo a scoprire che comunque per fare ricerca, proprio grazie a questa inclusione, forse serve anche qualcosa di meno rispetto alla foto. Se io guardo una immagine fotografica,
anche quando si approccia alla fotografia. È chiaro che quello che rimane impresso è lo spettacolo, okay, che un buon astrofotografo è in grado di tirar fuori dal segnale che arriva da un'immagine. Mentre invece la ricerca ti pone su un altro piano, proprio totalmente su un altro piano. Una cosa assurda, se la vogliamo anche interpretare così, è che sono sostanzialmente astrofotografia e ricerca sono separati in casa. Sono praticamente, partono come un cuneo da un unico punto che si chiama astronomia ottica, okay, quindi è un punto di unione da cui è partito tutto, ma si sono poi diramati secondo procedure e tecniche completamente diverse. E allora dico, cavoli, io prendo un fotone dal mio cielo, okay, e ci faccio una foto. Bene, devo attuare un certo tipo di tecniche. Quelle tecniche lì in realtà rendono totalmente inutile qualsiasi tipologia di misura. Quindi cambia proprio la logica che sta alla base. Se io vi facessi vedere, e dopo probabilmente, sicuramente avremo occasione, vi facessi vedere una serie di immagini di ricerca per come le ho riprese io, vedrete che in realtà sono immagini brutte quelle della ricerca, non gliene frega niente a nessuno che sia un'immagine bella, perché non è quello lo scopo, ok? Vi sto portando da una parte, sto cercando di farlo. Questo ci mette di fronte a un discorso ancora più ampio, ad esempio, tra astrofotografi, ok, quindi campo di fotografia, si è soliti mandarsi, se ci si vuole bene, chiaramente, si è solito mandarsi i file grezzi, ok, ti mando la cartella, sono 10 giga di roba, e le elaboriamo insieme, vediamo chi dei due ottiene un valore migliore. O se no, un'altra cosa che si fa spesso è, guarda, io ho preso il file a colori, tu hai preso le luminanze, li mettiamo insieme e esce fuori un lavoro in due. Io, seppure da poco che diciamo, mi presto a studiare questo ambiente per me nuovo, non ho mai scambiato un frame, cioè quindi che tu faccia immagini belle o immagini brutte, non gliene frega niente a nessuno. Quello che ci si scambia per la maggiore sono file CSV, ok? Quelli comma separated value dovrebbe essere. Praticamente dei file, possiamo chiamarli, qualcuno mi perdonerà, file di Excel che contengono tutte le misurazioni fatte e queste poi insieme a tutte altre misure fatte da altre persone, contribuiscono a definire l'evento. Uno di questi esempi, ad esempio, si può avere negli asteroidi. Io ho cominciato questa nuova avventura da quest'anno misurando sostanzialmente asteroidi, okay? Cercando di fare luce, curve di luce di asteroidi. E ho notato come un grandissimo lavoro anche da parte della UAI e dei suoi referenti è proprio quello di raccogliere tantissimi dati, cioè partono delle campagne osservative dove poi ognuno con la sua goccettina, sera dopo sera, contribuisce a identificare l'evento. E da lì si scoprono cose, ad esempio ci sono asteroidi, come è capitato nel trimestre precedente, in sessioni in cui io non ho potuto partecipare in quel caso lì perché ero concentrato su altri aspetti, ma bravissimi hanno scoperto tutti insieme, okay, un asteroide binario. Quindi quell'asteroide lì, da quel momento lì, sarà a catalogo con i dati della UAI e di tutti i partecipanti alla sessione osservativa. È qualcosa che cambia totalmente l'utilizzo di un telescopio. Ma è sempre un telescopio. Il fatto che io vada a fare questo paragone tra foto e ricerca, diciamo che ci dà una piccola spintarella anche a capire qualcosa che a volte magari ci sfugge. Perché? Perché siccome a me non interessa fare sostanzialmente una bella immagine, buona parte delle accortezze e dei costi che servono per fare una buona foto ce li possiamo risparmiare. Qui abbiamo, ad esempio, vado a memoria, mi pare Esther Battistini, che ha un telescopio, un 200 Newton, okay, della Skywatcher, che oggi mi pare costi sulle 300-400 euro. Quello per la ricerca ha delle risorse, okay, anzi in certi casi è anche preferibile rispetto ad altri.
Se io vi faccio vedere le foto delle mie ultime sessioni, dove avevo anche una tensione, uno specchio, chi mi conosce su Facebook ha potuto vedere tutte le mie svirgolate, stelle svirgolate, ma da lì ci ho ottenuto comunque dei dati. E questo ci aiuta tanto a capire che la ricerca, in realtà, proprio grazie alla sua, al suo modo di essere inclusiva, non è che per forza richieda degli investimenti grossi. A pelle posso dire, io che ho la fortuna di toccare con mano, spero piano piano a un livello sempre maggiore, entrambi i mondi, posso dire, cavoli, la ricerca comunque entro certi range ha come apertura il fatto che se vuoi con quello che è in casa fai. Sul sito dell'ASO, ipotesi, esiste un documento che spiega anche come fare fotometria con una reflex. Ora, io non l'ho mai fatta con la reflex, perché? Perché non ne ho mai avuto l'esigenza e sostanzialmente non so neanche di preciso come potrei farla da quel punto di vista, cioè so per sommi capi, ok, che quali sono le azioni da attuare, ma non avendola mai fatta non posso dire è facile, ok? Ma si fa. Cioè, quindi la ricerca in certi ambiti e anche con certi risultati si può fare tranquillamente con quello che si ha in casa. Dopo è ovvio, c'è una questione etica, come c'è nella fotografia, c'è anche nell'aspetto della ricerca. Perché in fotografia, ipotesi, una cosa che non si dovrebbe fare, ma che purtroppo vedo fare, è togliere stelle alle foto. Scelte personali, estetiche. Però il bello del cielo sono le stelle, se le togliamo. Io considero l'astrofotografia una branca della foto naturalistica. Quindi è come se io prendo un pappagallo verde, lo faccio viola, e quindi chiaramente non è più una foto naturalistica. Questo è per quello che riguarda la fotografia, quindi un limite in fotografia da quel punto di vista a volte è bene mettersi. In ricerca è il dubbio che si può avere è non quando abbiamo il file nell'hard disk, finché il nostro non è un problema, ma metterlo in giro, cioè nel senso partecipare a un certo tipo di lavori. Allora lì può servire qualche accortezza in più e anche qualche strumento specifico. Questo cosa significa? Significa che se una persona vuole uscire col suo telescopio e farsi un transito di un pianeta extrasolare, e consiglio di farlo perché in una serata si fa, poi vediamo come, va benissimo, nel senso che il dato che hai, se vedi la curva, gran soddisfazione e ci siamo. Se invece poi devi cominciare a dire ok, questo lo mando come serata osservativa ufficiale mia in quel progetto lì, bisogna avere un pochettino di occhio di riguardo, cioè nel senso bisogna sapere un pochettino come si è lavorati. Perché? Perché essendo, come ho detto prima, che noi astrofili abbiamo una gran potenza di fuoco, se cominciamo tutti a mandare dati alla purché sia, chi sta dall'altra parte, che chiaramente è finanziato dall'ente di ricerca per valutare il vostro lavoro, si trova intasato di dati non corretti e quindi il rischio c'è. E quindi come in fotografia non bisogna barare se si va diciamo ad effettuare un lavoro e lo si vuole condividere. Ma questi sono aspetti che possono venire anche dopo. Io prima di condividere il mio primo lavoro ho fatto serate di prove e mi sono sempre molto molto divertito. E quindi cominciamo un po' a definire, no, quello che è ricerca astronomica rispetto a quello che è fotografia e quali sono le cose principali a cui stare attenti, che appunto in questo capitoletto che ho introdotto, la cosa a cui stare attenti principale è: non gliene frega niente a nessuno se nel tuo file non si vede la curva di luce, finché rimane il tuo. Se lo devi condividere, devi accertarti di aver fatto perlomeno delle cose buone. Anche su questo, però, siamo fortunati. Perché? Perché proprio grazie alla UAI e ad altre persone che sono sempre molto disponibili, io diciamo che dalla mia parte ho avuto grandissime porte aperte per imparare da due astrofili bravissimi che sono, non so se li conoscete, Nico Montigiani, Massimiliano Mannucci.
ho anche Claudio Lopresti, che è un bravissimo fotometrista, Alessandro Marchini, e ogni tanto mi confronto anche con Lorenzo Franco, che è sicuramente una persona di uno spessore enorme. Sono tutte persone disponibili comunque ad aiutare, chiaramente nei limiti dell'umano, del possibile e della domanda, perché è chiaro che si fa fatica poi ad avere sempre, no, tempi. Però quello che è bello è che anche da questo punto di vista spesso la ricerca è molto inclusiva. E diciamo che piano piano, tra quello, tra le dispense che ci sono in giro anche della UAI, si riesce in qualche maniera a capire quando è possibile condividere il proprio dato e quando non è possibile farlo. Ovvio che questo comporta anche qualche sera, purtroppo, di sereno buttata via, ma sfido chiunque a non avere nel proprio calendario personale decine di sere non andate a buon fine. L'importante è provare, l'importante è mettersi sotto al cielo e dire: ok, stasera provo. Non verrà la prima, non viene alla seconda, ma piano piano il ragno dal buco lo si cava e piano piano si va verso una collaborazione anche con altre persone. Okay? E quindi questo è sostanzialmente il succo del discorso per quello che riguarda un po' la logistica e la filosofia, più che altro, che può portare a fare ricerca, che è appunto questa apertura del proprio telescopio, quasi come metterlo a disposizione, ok? E assegnare, come se fosse, che so, il paradosso del gatto, ok? E assegnare a quel fotone che tu raccogli, in quel momento, dargli un valore che sia estetico se fai fotografia o un numero se fai ricerca, e questo diciamo che amplia tantissimo le possibilità che possiamo avere quando acquistiamo un telescopio, che a questo punto non sono più telescopi, diventano strumenti, ok? Diventano proprio strumenti, cambia proprio la logica, e da questo punto di vista qui è qualcosa che esplode, se la guardiamo dal punto di vista anche della soddisfazione. Ora chiaramente ci sono dei criteri entro cui muoversi per fare un certo tipo di ricerca o farne altra. E soprattutto una domanda che mi è sempre stata fatta, soprattutto negli ultimi mesi: è obbligatorio avere un osservatorio? Boh, no, la risposta è no, non è obbligatorio avere un osservatorio. Ricerca se una persona se la può fare in giro tranquillamente, dipende da una serie di cose. Io non posso, ad esempio, non citare, perché storicamente anche ha un trascorso bellissimo, Mirko Villi, con il quale mi sono potuto relazionare, è un grandissimo scopritore di supernove, dove praticamente lui mi spiegò che uscivano con ottiche e oculare per fare le prime scoperte. Quindi non serve per forza la postazione fissa, ok? Mi viene in mente anche una chiacchierata bellissima che ho fatto con Montechiari, che mi raccontava come una volta le stelle variabili venivano misurate a occhio con un metodo di stelle di riferimento e che bene o male forniva comunque dei valori accettabili. Considerate che ad esempio l'AVSO, che è l'ente americano di stelle variabili, ancora oggi pubblica e ha all'interno della sua documentazione delle dispense che insegnano questo aspetto della ricerca, okay? Come, che metodo usare per effettuare delle ricerche visuali di stelle variabili. Quindi è un mondo inclusivo, cioè è stupendo, ok? È stupendo. E niente, e quindi la postazione fissa non è obbligatoria, ok? Purtroppo, se un purtroppo, lo diventa non obbligatoria, ma consigliabile nel momento in cui diventa un'attività da perseguire, cercando, volendo produrre una grande mole di dati. Perché, ad esempio, seguire fotometricamente un asteroide, una sessione non potrebbe durare meno di 3-4 ore. Pensate, d'inverno, stare lì di fuori a fare fotometria su un asteroide
per 6-7 ore, uno vede le immagini brutte che vengono giù, insomma, ci vuole un po' di fegato. È anche vero che la differenza la fa sempre la passione, no? La fa sempre il vigore che uno si mette nelle cose. Però ecco, diciamo che in quei casi viene assolutamente comoda una postazione fissa. E da lì diciamo che piano piano io ho maturato l'idea di aprire il mio osservatorio. Il mio osservatorio che è costituito da uno shelter, si chiamano così, sono praticamente casine che hanno il tetto scorrevole. All'interno ho messo un Newton 250, quindi 25 cm di diametro, F4.9. È una macchina, adesso io ce l'ho della GSO, ma quello è un telescopio che praticamente si trova in commercio intorno alle 450 euro se si prende della Skywatcher, ad esempio. E quindi è accessibile. All'interno ho messo una montatura computerizzata, quindi diciamo che è pilotabile tramite un computer e un planetario, un software planetario. E all'interno ho messo un sensore, in questo caso specifico oggi, perché una volta era uno standard. Cosa cambia rispetto a un sensore normale? Cambia che praticamente un sensore che si utilizza per ricerca è bene, non obbligatorio, ma è bene che non abbia sostanzialmente quello che si definisce l'anti-blooming. Il blooming sarebbe sostanzialmente una colatura, poi vi faccio vedere ciò degli esempi, una colatura di pixel, ok, che si genera, quindi un artefatto che si genera nel momento in cui la stella sul sensore va in saturazione. Siccome il mercato richiede macchine sempre più semplici da usare, sensori sempre più semplici da utilizzare, a un certo punto questo blooming ha cominciato a dare fastidio, perché chiaramente se devo riprendere un campo stellare dove ci sono stelle molto luminose, mi viene fuori un inestetismo che a me, che sono un fighetto fotografo, non mi piace ed è brutto da vedere. E quindi diciamo che i sensori hanno cominciato a inserire dei dispositivi all'interno, a vedersi inseriti dei dispositivi internamente che non consentono questo tipo di artefatto. Ma questo ha un prezzo da pagare in termini di ricerca. Perché? Perché il sensore praticamente perde quella che si chiama la linearità. La linearità è la capacità di un sensore di integrare, di aumentare i valori che vengono letti in maniera proporzionale al tempo di esposizione. Detta in breve, un secondo mi restituisce un valore letto di 1000, due secondi di 2000, tre secondi di 3000, se li mettiamo in un plot grafico vediamo che è lineare. E questo è quello che serve nella ricerca. È un sensore senza l'anti-blooming, è molto più lineare rispetto a un sensore che invece ha l'anti-blooming, e dove questi valori, mano a mano che si raggiunge, sì, adesso parliamo anche di test, bella domanda. Mano a mano che si raggiungono i valori di saturazione, il sensore perde di linearità. Significa che, ritorniamo all'esempio ipotetico, un secondo è 1000, due secondi è 800, arriva a 1800, ok, tre secondi arriva a 1300. Questo è dannoso in ricerca. Perché è dannoso? Perché voi dovete considerare, ad esempio, che quando si va a riprendere un transito di un pianeta extrasolare, pensate alla precisione. Noi andiamo, buonasera Rocco, scusate, ogni tanto saluto qualche amico, noi andiamo a rilevare, pensate il fascino, andiamo a rilevare uno scostamento di luminosità fino a quasi 5 millesimi di magnitudine, o almeno io non sono riuscito ad arrivare oltre, ma ancora sono inesperto, ok? 5 millesimi di magnitudine è niente, ok? È pochissimo. Se ci pensiamo, chiaro che magari da lì è una bella eclisse, però dal nostro punto di vista 5 millesimi di magnitudine non è niente. E chiaramente se il mio sensore non mi consente di rilevare questa differenza, io la curva non la vedrò mai. E quindi è lì che entra in campo il sensore senza l'anti-blooming,
che entra in campo la necessità di rimanere all'interno di una linearità del sensore. Ok? E tutti i sensori sono lineari. Attenzione, non confondiamo. Anche una reflex è lineare. Solo che il range entro cui è lineare è molto più corto, ok? Lo spazio è molto più piccolo rispetto a un sensore che non ha anti-blooming. Allora, siccome io devo stare attento durante le mie pose a non andare a occludere, ok, a superare questa parte, ok, questa parte di linearità, è chiaro che su una reflex sarò limitato, diciamo, a un certo tipo di oggetti, ok? Ma se io rimango all'interno di quella linearità, la reflex va bene, ok? Va bene, per cominciare va bene. Poi purtroppo, e per fortuna, la ricerca si muove anche su candidati ancora più, ancora meno luminosi, e quindi dove serve magari scattare immagini a pose più lunghe per avere un buon rapporto tra il segnale e il rumore, e quindi chiaramente a quel punto è obbligatorio, da un certo punto di vista, avere, scusate la parola obbligatorio, avere un sensore che abbia una buona linearità. Quindi diciamo che bisogna guardare quello tra gli aspetti principali quando si fa ricerca. Ora, una persona mi ha chiesto, qua della chat, ma come si fa a fare un test? No? Dove lo prendi? Come si ottiene? Allora, fare un test di linearità è semplice, lo si può fare in casa, serve una fonte di luce il più uniforme possibile, ok? E serve un programma di scatto. Fine. Io praticamente cosa devo fare? Metto la fonte di luce sul sensore, scatto un'immagine a un secondo, una a due secondi, una a tre secondi, una a quattro, a cinque, a sei, a sette, e scalo, ok? Poi tutte le immagini andranno calibrate. Per la calibrazione, non so se è questa la sede, rispondo a domanda diretta, facciamo così, per evitare di annoiare chi magari o lo sa già o che magari non ne sa proprio niente e fa fatica poi a seguire il concetto. Comunque l'immagine andrà calibrata, ok? Sapete che va calibrata. A quel punto di ogni immagine si va a misurare, ok, qual è la media di valori letti, quindi a un secondo avrò una media di valori, a due secondi ne avrò una più alta, a tre secondi un'altra più alta, si mette in plot e si vede praticamente, quindi in asse, ok, ascisse ordinate, ok, e metterò da un lato i tempi, quindi di qua metto i tempi, di qua metto il valore letto, ok, faccio il mio grafico e vedremo che sarà in tutti i sensori lineare fino a un certo punto. Dopodiché questa linearità si va via via perdendo. Quello è il primo limite di cui tener conto. Cioè, se io vado a riprendere un pianeta extrasolare, la prima cosa che devo fare, o un asteroide, la prima cosa che devo fare è misurare quella stella. Faccio uno scatto da un minuto, la misuro. Se è oltre al valore di linearità, devo abbassare la durata della posa o altrimenti sfocare l'immagine. Ecco perché spesso le immagini di ricerca sono particolarmente brutte, soprattutto le mie. Perché? Perché si deve spesso sfocare per evitare di andare a bruciare il dato, ok? Di andare a bucare quella linearità, è opportuno sfocare per un motivo molto semplice. Sfocando, allora, quando io sono perfettamente a fuoco, la luce della stella cade in pochissimi pixel, ok? È tutta concentrata lì. E quindi in quel punto preciso sarà molto facile portare a saturazione quella zona del sensore, quella manciata di pixel, e quella misura non sarebbe più valida. Ma se io sfoco, la stella praticamente si allargherà, ok? Quindi da pallino diventa una stella più larga, spalmando sostanzialmente i fotoni su una superficie più ampia e quindi migliorando di tanto la possibilità di andare a rilevare quel tipo di effetto, quel tipo di evento. È una delle tecniche che io non conoscevo, mi è stata chiaramente rivelata, in principio Furlo Presti, poi mi sa anche Antonello
Medugno, che è un altro grandissimo ricercatore, astrofilo italiano, che tra l'altro ha anche un forum molto carino, lo potete trovare su Google, è praticamente bravissimo, come dice Nello, le ciambelle, le classiche ciambelle, e praticamente in questo modo vado a rientrare all'interno di un contesto di linearità Grazie a questa chiave potete misurare Ok, e praticamente in questa maniera riesco a ottenere una misura comunque molto molto precisa. Questo torna chiaramente a nostro favore, no? Cioè, nel senso, se il mio telescopio non è perfetto, non me ne frega niente sostanzialmente. Chiaro, non deve avere uno specchio spezzato in due e dove ci tiro dentro il gatto, ad esempio, no? Che ci chiamano grafia, quello no, chiaro, è uno strumento, ok? Tra l'altro sì, mi faceva notare anche una persona in chat, anche il satellite CHEOPS, o CHEOPS, non so bene come si pronuncia, diciamo che ha proprio come caratteristica quella di essere volutamente sfocato e volutamente con stelle triangolari, proprio per andare, mi sa che opera proprio nel campo degli esopianeti, quindi proprio per aumentare a maggior ragione questo effetto. Quindi sostanzialmente quello che voglio dire è: non buttate via i telescopi, soprattutto a specchi, ok? Soprattutto a specchi, perché il rifrattore, diciamo che ha più problemi in fotometria e anche in spettrografia, e diciamo che lì un rifrattore può creare qualche problema in più nella rilevazione, ma uno specchio, un telescopio a specchi, è molto difficile che non vada bene, ok? Allora, un attimo che leggo le domande. Ma allora, per quello che riguarda la sfocatura, io sui pianeti extrasolari la sto usando praticamente sempre. È anche vero questo, che io sono limitato per una mia decisione a magnitudini che siano sempre le stesse, insomma, che non scostino, non vado oltre la dodicesima e non scendo oltre la settima, e quindi sostanzialmente rimango sempre dalla nona alla dieci e mezzo. E quindi praticamente quello che mi succede è che rimango sempre nello stesso range di sfocatura, mi basta quello. Allora, la domanda che è stata posta, io non so se voi le leggete le domande, quindi è la prima volta che faccio questo tipo di interventi. Allora, è stato chiesto, ma il fatto che io ad esempio con un Newton metto fuori fuoco, ok, e ho chiaramente l'occlusione del secondario centrale, quello limita la mia osservazione? No, no, perché sostanzialmente è chiaro che quello che conta nella passione, soprattutto nella fotometria, è il rapporto tra il segnale e il rumore. Cioè, nel senso, il minimo rapporto segnale-rumore che si deve ottenere è 100. Se io ottengo quello, ok, o anche più alto, e sto all'interno della linearità, quando vado a misurare, ok, io lì il valore lo devo avere, quindi almeno per mia esperienza. Poi facciamo una promessa, facciamo una cosa tra noi: se trovate informazioni discordanti da quello che dico io, potete segnalarmelo o sul mio profilo Facebook, o se no me lo potete segnalare anche via mail, insomma, c'è il mio sito in giro. Segnalatelo, perché proprio per il target e per la motivazione che ha questo intervento, siamo tutti sotto lo stesso cielo. Quindi io non sono qui a raccontare, diciamo, delle verità assolute, sono qui a raccontare quello che sto imparando con un'esperienza, che non significa chiaramente che tra 6 anni dico il contrario di quello che ho detto stasera, ma che però ci possono essere delle informazioni migliorative e ci possono essere, diciamo, anche integrazioni a ciò che dico, anche perché comunque all'interno di questa interfaccia non è poi facile essere completamente completi, diciamo, su tutto il discorso. Quindi questo è sostanzialmente diciamo, il concetto che sta alla base. Stavamo parlando appunto di postazione fissa, e alla fine io ho scelto di fare il mio osservatorio mettendo all'interno anche un sensore senza anti-blooming che mi facilita
Ecco, questa è la parola giusta. Le misure, e ringrazio tra l'altro Nello Ruocco perché è il suo ex sensore, va anche bene, sono anche contento, e poi è stato fatto tutto un lavoro di remotizzazione in primis e poi di automazione. Cos'è automazione? Automazione praticamente è quando l'osservatorio è in grado di avere un proprio decisionale sulle azioni da intraprendere durante la sessione. Praticamente può operare senza operatore. Questo argomento è interessante perché alle persone tutte crea sempre delle emozioni discordanti all'interno, no? Cioè proprio, perché uno dice, cavolo, ma così è macchina, non è uomo, no? Cioè voglio dire, il cervello guarda lui e io sto lì, come dice un mio amico, e mandi solo il pulsante, manda il dato, no? E diciamo manca l'aspetto umano. Allora, in parte è vero, effettivamente è così, manca un po' questo aspetto umano della rilevazione. Però dobbiamo anche comprendere che se stiamo giocando a fare gli astronomi e i telescopi non ci vanno. Quindi, gran risposta, non so se si può dire, ma io la dico lo stesso, gran risposta da paraculo, sì, no, nel senso, perdi il contatto umano, ma in realtà se io faccio ricerca a me serve il dato. E quindi il grosso dell'elaborazione avviene dopo, è lì che avviene il divertimento, anche perché intendiamoci, guardare tutta una sera immagini sfocate, per quanto possa essere divertente, dopo un po', insomma, arrivano un po' le scarpe. Quindi da questo punto di vista l'automazione è un qualcosa che è da vivere come risorsa e non come un limite, anche perché gli asteroidi, ad esempio, come ho detto, devono essere seguiti per molto tempo. Ci sono alcuni candidati che vengono richiesti di essere seguiti alle 3 di notte. Io mi ricordo quando ebbi i primi contatti con Alessandro Marchini, un bravissimo professore dell'Università di Siena, una volta mi disse, guarda, se puoi andare in osservatorio, allora diciamo, ero diciamo, l'unico telescopio di ricerca con cui potevo fare ricerca, era sull'osservatorio Monte San Lorenzo, che tra l'altro mi ha dato forti spinte, insomma ringrazio anche Bartolomeo Liviano, però diciamo, dovevo andare lassù alle 5 di mattina, se voi immaginate sono 40 km da casa mia, quindi svegliarsi alle 3, andare su alle 5, era inverno, finire alle 6 per tornare al lavoro alle 8, quindi non era possibile per me effettuare questo tipo di ricerca. Ecco, quindi diciamo che l'automazione, per quanto possa sembrare un po' fredda, in realtà è una risorsa. Se è gestita bene, se invece non è gestita bene, è un limite enorme. Perché uno dei problemi, ad esempio, dell'automazione, adesso vi faccio vedere un po' di foto, così andiamo un po' sul pratico, uno dei limiti dell'automazione è quello che praticamente se io non imposto bene la sessione a inizio serata, l'automazione non va e la serata la fa perdere. Anche perché spesso magari ci si abitua a questo modo di lavorare e magari si perde, diciamo, il lume di quello che si sta facendo. Quindi ci vuole molta precisione, ci vuole molto contatto con i telescopi comunque, e quindi rimane comunque molto bello, si perde un po' il contatto col cielo. Motivo per il quale io continuo comunque a essere un fotografo itinerante e quindi da questo punto di vista siamo diciamo abbastanza forniti di strumenti e di alternative per mantenere viva la passione. Diciamo che io con questo ho fatto un insieme di informazioni, spero che non siano tante. Io adesso avrei la possibilità di farvi vedere e toccare con mano un po' qualche frame, magari cercando di fare insieme una curva di luce di un pianeta extrasolare, se vi va, e magari guardare anche insieme un po' di spettrografia. Fare ad esempio prendo dei frame che avevo già fatto e vi faccio vedere un po' quali sono le possibilità, ok, che si possono fare. Faccio una piccola parentesi prima di cominciare. Spettrografia, ho detto, dovete sapere, e questo io l'ho saputo al GAD, il GAD è praticamente, non so se lo conoscete, è ciò che a me mi ha aperto le strade a livello mentale proprio,
dovete sapere che, come adesso ve lo dico, mi piace anche un po' giocare, ve lo dico come se fosse un segreto. Dovete sapere che a volte gli astrofili ricercatori è un po' come un gruppo di massoni, no? Cioè si ritrovano in incontri. Allora c'è un incontro molto carino, molto bello, che avviene su base annuale, che è gestito dal gruppo di astronomia digitale, dove il presidente è Claudio Lopresti. Io partecipai a un... ogni anno cambiano città. Io partecipai il primo anno in cui ero astrofilo, sempre grazie all'osservatorio Monte San Lorenzo, e lì conobbi Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani, che sono tuttora miei grandissimi amici, e presentarono alcuni lavori fatti con con lo Star Analyzer. Star Analyzer è un filtrino che costa 120 euro, che è in realtà uno spettrografo a diffrazione. Scusate, non mi viene, mi sbaglio sempre diffrazione e rifrazione. E praticamente, messo quello di fronte a un sensore e riprendendo un astro, viene mostrato lo spettro dell'astro che noi possiamo analizzare e in maniera figurativa infilare le dita nella melassa stellare per andare a estrapolare i dati di composizione chimica di quell'astro. È una cosa che si può fare dal giardino e quindi siamo veramente avanti millenni, insomma. Se pensiamo a come era partito Galileo e alle possibilità che abbiamo oggi, insomma, è tanta roba. Ok, adesso io provo a condividere lo schermo, un attimo solo. Vi state annoiando? No. Vai, Fabio. Allora, praticamente... adesso vi faccio vedere alcune cose dell'osservatorio prima di cominciare a fare un paio di elaborazioni così alla spicciola. Qui abbiamo un po' quello che è l'interno dell'osservatorio. Questi sono praticamente degli switch di fine corsa che servono ad indicare lo stato del tetto, quindi se è aperto o se è chiuso, quindi sono 1 e 1-2. E questo qui è il quadro elettrico che ho costruito, dove all'interno si vede questa scheda qui. Questa è una scheda che ha la possibilità di essere pilotata tramite comandi via LAN, quindi una scheda che si vede tranquillamente in rete, e che ha due features molto interessanti. La prima è che contiene all'interno 12 relè, quindi tramite computer io posso attivare o disattivare le varie utenze. E in più ha una lettura di stati digitali, cioè nel senso, se io schiaccio, metto in on un interruttore, lei se ne accorge e fa qualcosa. Questa scheda è un po' il cuore di tutta l'automazione. È un po' il cuore perché grazie agli input digitali io riesco a comunicare al software principale di gestione, che in questo caso io utilizzo Voyager di Leonardo Orazzi, che è bellissimo. Diciamo che io riesco in questa maniera a dire a Voyager che cosa è attivo e cosa non è attivo. Ad esempio, quando si apre il tetto viene rilevato uno stato da quegli switch che avete visto, che comunica al computer che il tetto è aperto e quindi da lì può fare determinate azioni. Quindi sia questo sia agire direttamente sull'attivazione, quindi accendi la montatura, spegni la montatura, accendi il sensore, spegni il sensore, eccetera eccetera. Tutto questo poi confluisce in un altro quadro. Questo qui è il quadro, diciamo, che porta la rete internet all'interno dell'osservatorio, con tre alimentatori da 12 volt per alimentare sia la webcam che per alimentare, diciamo, proprio lo switch stesso, anche per alimentare la scheda, e l'insieme costituisce la parte elettrica fondamentale per far funzionare l'osservatorio. All'interno di questi quadri c'è anche un microcomputer, un Raspberry, che ho configurato come web server, che mi funge sostanzialmente da interfaccia di pilotaggio remota a cui io posso accedere in qualsiasi momento per andare a configurare eventuali
periferiche che abbiano dei problemi, o se no posso anche usarlo in parte come blocco appunti, perché all'interno ho messo poi un blog WordPress chiuso all'esterno che nessuno può osservare, solo io, e praticamente lì all'interno ci sono tutti i candidati da rilevare, le sessioni che sono state fatte, quindi mi funziona da diario di bordo, sempre pronto all'uso. Questo è lo switch dove ci sono tutte le prese di rete che servono al corretto funzionamento dell'IP cam, del computer, della scheda, diciamo, di multigestione, eccetera, eccetera. E questo qui questa è la webcam, e qui abbiamo il computer. Questo è l'unico computer che c'è all'interno della struttura. È un computer, si chiamano in questa forma qui barebone. Dobbiamo pensarlo a un computer similare a quelli che fanno funzionare un bancomat, o le media station, okay, quelle che si trovano magari nei musei piuttosto che nelle concessionarie d'auto, che praticamente ha la possibilità di rimanere acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché è certificato per questo tipo di lavoro. E lui praticamente mi consente sia di gestire tutta la strumentazione, e qui dentro che c'è il software Voyager di Leonardo Razzi, che diciamo gestisce tutta l'automazione, tutta la parte automatica dell'osservatorio. E contestualmente mi mette in comunicazione con il mondo esterno anche tutta l'interfaccia di gestione informatica, quindi proprio gestione informatica della sessione. Io da lì controllo di tutto, controllo se sta guidando bene il sistema, se sta facendo il fuoco fatto bene, se le immagini vengono bene. Insomma, ho la possibilità di controllare anche tramite cellulare, quindi quando sono con amici, di controllare lo stato delle pose. Poi tramite una serie di script, di cui uno l'ho fatto io molto banale, se succede qualcosa di grosso, quindi ad esempio c'è una periferica che all'improvviso si blocca e non risponde più, praticamente parte una telefonata e il computer mi chiama comunicandomi con dei messaggi vocali preimpostati qual è l'entità dell'errore, okay, e qual è la problematica. In questa maniera io posso intervenire tempestivamente, se sono in giro, chiaramente col mio cellulare posso chiudere l'osservatorio, a meno che non siano in corso problematiche piuttosto serie, ma comunque l'importante è saperlo. E poi l'osservatorio ha una sua stazione meteo, che non è una stazione di predizione del meteo, ma semplicemente fotografa ogni secondo la situazione dei parametri vitali per una sessione, che sono il vento, la pioggia e le nuvole. Questi tre dati, se uno di questi tre diciamo, non corrisponde a valori buoni di meteorologia, automaticamente portano in parcheggio la montatura, portano in chiusura il tetto dell'osservatorio, dopodiché Ipazia si mette a riposo aspettando che torni il sereno almeno entro il mattino. Se questo non avviene, allora comincia da sola le procedure di chiusura della sessione, quindi mi passa i file che ha rilevato, mi passa all'interno di un NAS. Mi scalda il sensore portandomelo praticamente a temperatura ambiente, perché i sensori per funzionare, lo dico per chi non lo sa, per funzionare bene hanno bisogno di essere raffreddati, vengono portati anche fino a meno 20, meno 30, meno 40 gradi centigradi sotto lo zero. E quindi viene effettuato appunto il riscaldamento dei sensori, e piano piano l'osservatorio si mette a NAM, aspettando per la sera dopo che si verificano condizioni buone. Se la sessione da fare è ripetitiva, quindi ipotesi devo seguire un asteroide per una settimana, io non devo sostanzialmente, non ho bisogno di toccare alcunché, perché lui aspetterà in automatico il tramonto del giorno dopo per ricominciare lo script e riaprire e rifare tutte le varie funzioni per seguire l'asteroide. Quindi questo è grosso modo il metodo di funzionamento. Questo è il telescopio che c'è all'interno dell'osservatorio, è già corredato
diciamo, a cavacezzo sia del suo telescopio di guida che della possibilità, diciamo, ha già le predisposizioni per inserire anche un sensore fotografico, perché chiaramente gli potrebbe venire comodo, e ogni tanto l'ho fatto, anche riprendere delle immagini dal cielo di Rimini, soprattutto in banda stretta, perché chiaramente il mio cielo non mi permette di andare a riprendere con dei risultati apprezzabili informazioni e colori. Quindi questo è grosso modo l'osservatorio Ipazia. E con questo osservatorio cominciamo a fare anche qualche lavorino, insomma anche abbastanza simpatico da mostrare. Adesso quello che mostro stasera, diciamo, non sono lavori definitivi, nel senso che quello che vi faccio vedere sono anche una sessione, quella sul pianeta extrasolare, è anche sbagliata da un certo punto di vista. Ma lo scopo che ha non è quello di mostrare un lavoro ben fatto, quello lo si mostrerà quando si fa una conferenza su quel tipo di risultato, capito? E quello che voglio far vedere è la possibilità che anche magari a volte da sessioni che sembrano non perfette, comunque ci si può cavare la voglia di osservare qualcosa di interessante. Allora, quello che facciamo adesso è andarci a prendere una sessione. Vedete, sì? Sì, vediamo Sì, Fabio. Fabio. Allora, quello che vediamo adesso, partiamo proprio da qui, è un'immagine abbastanza curiosa. Questa immagine qua, è stata ottenuta con quel filtrino che vi dicevo poco fa, che è lo Star Analyzer. Se avete Google a tiro, andate a vedere di che si tratta. E come funziona? Praticamente funziona in questo modo. Essendo uno spettrografo a rifrazione, praticamente viene ripresa la stella, questa è la luce della stella, vedete? Questa è proprio la stella, in questo caso sono due, si tratta di Castore, quindi un sistema binario, la componente principale è del tipo A1, ok? Quindi questo è Castore e questo che vediamo qua è il suo spettro. Allora, si può osservare praticamente che questo spettro non è una linea di luce continua, ma qualche banda un pelo più scura, vedete? Questa banda più scura è dovuta praticamente all'assorbimento dei fotoni dei fotoni che praticamente attraversano l'atmosfera stellare e che quando incontrano un gas di un certo elemento chimico vengono rallentati, reagiscono e vengono rallentati nella loro corsa. E allora praticamente se io vi faccio vedere un grafico banale, questo è un grafico, e vado a misurare questa riga, vedete che comincia a vedersi proprio una serie di cunei, li vedete qua, questi cunei, ok? Questi cunei sono quelli che sono dovuti sostanzialmente alle righe di assorbimento dovute appunto all'atmosfera stellare. E quindi siamo già nel campo della spettrografia, cioè noi abbiamo preso una stella, ne abbiamo creato, dico una banalità, l'arcobaleno, ok? L'arcobaleno invece di essere luminoso nella stessa maniera per tutta la sua estensione, ci fa vedere che ci sono delle zone leggermente meno luminose. Vado a misurare con una riga come è fatto questo grafico, e quello che osservo è che effettivamente è vero quello che vedo a monitor, è vero che ci sono queste righe di assorbimento, ok? Ci sono queste righe un po' meno luminose rispetto a quello che si chiamerebbe il continuum, che sarebbe appunto tutta la lunghezza dello spettro. Se io vado a prendere, questo è un analizzatore, adesso cambiamo software, prendiamo la stessa immagine ma cambiamo software, andiamo a analizzare questo tipo di lavoro, ok? Questo tipo di frame. Io prendo, se qualcuno ha domande, se le tenga per dopo perché non vedo lo schermo di Cisco. Quindi, allora, se io prendo, dov'è che è? Ricerca, spettrografia, Alfa Gemini, gli vado a prendere la mia bella immaginetta, ok? Vediamo che qua sotto ci sono le due stelline. Prendo singolarmente quella che mi interessa a me.
Mettiamo un attimino lo zoom. Ok, più o meno possiamo dire di aver ricreato, ricreato la stessa situazione, quindi di aver preso comunque correttamente lo spettro. Non ci sto andando molto per la fine, però possiamo anche accontentarci. Cosa ci mostra questo grafico? Ci mostra questo cuneo. Ok, qui abbiamo sulla sinistra abbiamo i valori letti da ogni pixel. Questo invece, dove abbiamo i pixel, è la riga di riferimento. Siccome il pixel è una matrice, come se fosse una scacchiera, dove ci sono praticamente righe e colonne, questa è la riga, okay, del mio sensore. Ok, la riga di pixel. E qui vengono letti i valori. Ok, quindi dove avrò la stella, quindi dove ci sarà questo puntino luminoso, avrò un picco. Poi comincia il grafico e vediamo che abbiamo questo andamento. Allora, praticamente effettuando una calibrazione, si chiama così, cosa significa calibrare un grafico in spettrografia? Significa assegnare a ogni pixel, ok, di questa riga un valore in lunghezza d'onda, ok, che viene determinato da quello che si definisce risoluzione, cioè ogni pixel. Quanto contiene lunghezza d'onda al suo interno? È proprio un discorso anche a livello, possiamo dirlo, spaziale, no? Cioè, nel senso, un pixel mi tiene, ipotesi, 10 angstrom, ok? Angstrom è l'unità di misura, per farlo in nanometri bisognerà dividerlo per 10, se non ricordo male. Allora, praticamente, io vado a calibrare in maniera da insegnare al mio sistema come ottenere una calibrazione corretta. Allora, praticamente, io vado su questo programma, vado a misurare l'apice. Poi vi dico anche una cosa interessante su questo lavoro, cioè, dal punto di vista pratico, più che altro. Allora, vado a misurare l'apice, adesso prendo un valore, dai, più o meno, adesso non stiamo a fare tanti precisi, ma io voglio solo farvi vedere. Allora, andiamo a prendere l'apice, eccolo qua, siamo, forse lo leggete meglio voi, 15 e 5, no, non va bene, e qua, 14, ok, 15 e 6, quindi 15 e 6 è il mio ordine 0, e quindi gli vado a dire nella calibrazione che il pixel 1, quindi al 15 e 6, io ho il mio valore 0, si chiama ordine 0. Bene, a questo punto io gli dico, il prossimo valore di calibrazione che ti do è l'idrogeno beta, che io so, piano piano uno, diciamo, operandolo lo capisce dall'esperienza, che il mio idrogeno beta si trova in questi valori, in questa riga qui. Ok? Bene, si trova pixel, leggo male, 549.2 dovrebbe essere, se non leggo male, perché vedo molto piccolo io da qui. Quindi 549.2 mi trovo il mio, sostanzialmente il mio idrogeno beta. Bene, questi due dati sono sufficienti per dire al sistema, ok, la risoluzione di questo grafico è di 9,1 angstrom pixel. Ok, quindi quello che era il pixel numerico e basta, diciamo, della mia riga, diventa, con questa conversione da angstrom pixel, diventa sostanzialmente una lunghezza d'onda. Se io vado a sovrapporgli, ad esempio, adesso di solito sta cosa quando la fai vedere non viene mai, l'idrogeno della serie di Balmer, ok, dico al sistema, tirami fuori l'idrogeno della serie di Balmer, essendo questa una stella di tipo A1, ha tutto l'idrogeno della serie di Balmer, che infatti si vede, ok, in tutti i suoi cunei. Ok? Abbiamo quindi appunto infilato le dita nella melassa stellare, cioè da un singolo punto e da una rilevazione abbiamo capito di che tipo di stella si tratta. Ok? Io su questo posso anche chiaramente farci un lavoro ancora più interessante, perché ad esempio io posso dire, va bene, facciamo così, dammi anche un riferimento giusto per osservare di una stella del tipo A1. Questi sono praticamente grafici che sono
preimpostati, fanno parte appunto di spettrografia professionale, ok, quindi sono dati, possiamo chiamarli così, ufficiali, che praticamente mi servono per avere un comparativo del lavoro che ho fatto fino a qui. Prendo una di tipo A, perdonate, adesso non trovo a occhio il tipo A1, ok? Quello che vedo è che i cunei di questo grafico qui, che è quello professionale, corrispondono con i cunei che ho ottenuto io. A questo punto, molto semplicemente, io posso andare ad editare i miei punti in maniera da diciamo ripulire il grafico di informazioni che non mi servono, quindi tolgo il punto 3702, ipotesi, allora edit point, tolgo i punti dal 3702 e tolgo, ok, anche nello spettro di riferimento, vado a togliere i punti anche intorno all'8003, ok, quello che vedo incomincia ad assomigliare perlomeno a quello che effettivamente ho rilevato. Fatto questo, si va a fare una calibrazione, adesso spero che venga perché l'immagine è stata ripresa un po' di tempo fa, comunque si fa una calibrazione con sulla risposta spettrale del sensore, perché i sensori non hanno la stessa uniformità di risposta in tutte le lunghezze d'onda, ok? Ma hanno, ognuno ha il suo carattere, no? È un po' come le persone, ogni sensore ha un po' la sua visione della luce e quindi io ho bisogno, per avere un dato confrontabile, di eliminare il carattere di sta persona, ok? Come vogliono fare con noi che ci mettono i microchip, no? Per esempio. E quindi praticamente applico alla mia curva la risposta spettrale, ok? Quello che osservo è un grafico del tutto, a sto punto, del tutto similare, ok? Lo si può osservare, a quello che effettivamente è stato ottenuto da spettrografia professionale. Una passata di diciamo gusto per mettere un po' di colore e osservare bene di cosa stiamo parlando, ci permette di creare alla fine lo spettro come lo vediamo di solito anche nei libri di scuola. Si può notare una cosa molto interessante: qua sotto ci sono le curve, ci sono, diciamo, le righe di assorbimento. Questo è un giochino, a mio avviso, molto molto interessante, ha un'importanza didattica, a mio avviso, enorme. La curiosità che vi volevo dire all'inizio riguardo a questo, chiamiamolo esperimento, è che si tratta di un'immagine ripresa con una specie di webcam, quindi un ASI 120 mm su un Newton da 150 euro. Ok? Davanti a questa camerina gli ho messo a vite il filtro, sono uscito, ho ripreso una stella, quindi una ripresa da 2 minuti sostanzialmente, quello che mi sono portato a casa è un dato confrontabile scientificamente. Non mi sembra poco, insomma, per dire siamo astrofili, no? Se pensate, 20 anni fa, probabilmente io non ero ancora astrofilo, ma questa era un'assurdità, una roba, no, da uscire fuori di testa, no? Per avere questa cosa qui. Eppure è possibile farlo. Poi c'è anche chi con questo filtro, si possono trovare delle dispense online, anche chi ci calcola le velocità, le distanze dei quasar e chi riesce poi magari ad effettuare studi piuttosto completi su stelle di tipo BE. Ci sono ad esempio delle stelle molto interessanti che sono da osservare con lo spettrografo, che sono ad esempio le Wolf-Rayet, che sono stelle che hanno praticamente un'attività enorme. E io ne ho fatta una, poi la trovate sul mio profilo, ne ho fatta una che mostrava proprio delle emissioni, quindi non degli assorbimenti, delle emissioni, quindi stati energeticamente attivi della materia in carbonio, capito? Quindi una cosa piuttosto interessante, piuttosto affascinante da questo punto di vista qui. Ecco, si comincia un po' a toccare con mano quelle che sono anche un po' le nostre possibilità, no? Cioè con 120 euro e un giardino si può ottenere un grafico stellare.
chiaro, questo poi tra l'altro è anche venuto male, intendiamoci, cioè si lavora molto meglio, sul mio profilo ci sono grafici molto migliori di questo, però io diciamo non ambivo a farvi vedere la perfezione di un lavoro, perché non è questo il contesto in cui io inserivo questo tipo di intervento. A me interessava una questione pratica, ok, cioè far vedere cosa si può fare e anche a volte un po' come farlo. Adesso volevo farvi vedere, dopodiché lascerò spazio alle domande, anche un po' qualcosina sui pianeti extrasolari. Allora, praticamente una cosa interessante è che partecipando al progetto Ariel di ESA hanno anche loro forniscono una loro suite software, non sempre semplicissima da configurare, ma molto potente, che fa una buona parte del lavoro più difficile che c'è in ricerca, ed è quello dove anche io trovo più difficoltà, che è quello che avviene dopo, cioè nel senso, io rilevo un dato, ma è corretto, no, è corretto, l'avrò rilevato bene, ci sono degli algoritmi di fitting, si chiama così, la procedura, diciamo, che praticamente serve ad effettuare la riduzione dei dati per renderla intelligibile, tieni a dire, ma è corretta, è funzionale, cioè, sto lavorando bene, quindi quello è la grande difficoltà che c'è poi nella ricerca, dove veramente bisogna studiare, a mio avviso, tanto. Io ancora non ho raggiunto un livello tale da sempre mettere la mano sul fuoco su ciò che riprendo. Però, insomma, l'appetito viene mangiando, come si dice, no? E quindi, in buona sostanza, diciamo, delego questi approfondimenti alla mia crescita personale. Intanto, grazie al progetto Ariel, abbiamo questo progetto, questo programma che si chiama HOPS, che praticamente prende i dati da una nostra sessione fotometrica, li elabora e ci fa vedere, diciamo, quello che può essere un transito extrasolare. Vi faccio vedere prima l'immagine grezza, non vi faccio vedere tutta la sequenza, ma vi faccio vedere appunto l'immagine grezza di WASP. Allora, qua, open. Dovrebbe essere questa, se non vado errato. No, non è questa l'immagine di stasera, ma fa lo stesso, non ci interessa vedere proprio quella. Questa è la tipica immagine fuori fuoco che io ottengo quando faccio i miei pianeti extrasolari. Il pianeta extrasolare si trova qua, è qui al centro, ok? E se io prendessi tutte queste immagini, perché vengono fatte, devono essere fatte per tutta la durata del transito, la sessione osservativa deve cominciare un'ora prima del transito e terminare un'ora dopo almeno del transito, per fare in modo che il dato sia confrontabile. E sono tutte immagini apparentemente uguali, cioè non si trova a occhio, non è possibile in questo caso scorgere delle differenze, non siamo in grado di vedere delle differenze di luminosità a occhio durante tutto il corso della serata, perché comunque il pianeta è un sassolino che passa qui davanti, quindi noi non lo possiamo osservare direttamente. Ma il nostro telescopio, che è il nostro sensore, che ha qualche marcia in più, ci permette comunque di tirare fuori dei dati. Vi faccio vedere tramite questo programma, che è MaxIMDL, quali sono due dei criteri fondamentali per ottenere dei dati validi, che valgono grosso modo per la maggior parte delle osservazioni. Allora, un attimo solo che regolo la misura. Allora, praticamente questo è il mio pianeta. Allora, ok, metto il circolino sul pianeta, andrebbe fatto un po' più largo, facciamolo così. Ok, metto il mio circolino sul mio pianeta, sulla colonna che vediamo, su questa information che vediamo sulla destra, notiamo che il valore maximum è di 8830, quindi un valore buono, sono ben all'interno della linearità, che in questo sensore arriva fino a circa 45.000 ADU, quindi sono ben dentro la linearità,
e contestualmente vedo che SNR è intorno ai 90, però stiamo parlando comunque di un'immagine non calibrata e quindi il 100 in qualche maniera si riesce a raggiungere in questo caso qua. Quindi questi sono i due dati che ci servono per capire se stiamo lavorando bene. Rapporto segnale-rumore sopra il 100 e praticamente, sì, siamo a 97, scusate, e il valore massimo che leggiamo non deve essere oltre la linearità del nostro sensore, quindi tantomeno che saturato. Andiamo praticamente a prendere la nostra sessione, ok? Adesso io qui l'ho già fatta, ma cliccando su Run Reduction and Alignment viene... Le immagini vengono ridotte, nel senso vengono rilevate le stelle all'interno di tutti i frame, vengono allineati i frame. Fatto questo, si può procedere alla fotometria che praticamente ci permette di andare a scegliere quelli che sono i candidati, il candidato e la stella di paragone su cui andare a fare la misura. In questo caso ne ho scelto una sola, ad esempio, no? È giusto per far vedere in realtà. Sulle stelle di riferimento bisogna fare anche degli studi a volte appositi perché devono avere una magnitudine compatibile, diciamo più vicina possibile a quella della stella per evitare magari degli scostamenti troppo ampi tra il candidato da rilevare e la stella di paragone, o se no anche andare a fare delle analisi sul tipo di indice colore della stella che si prende come paragone, per evitare ad esempio che se io osservo una stella azzurra e la paragono con una rossa, cioè, ho dei dati che potrei anche far fatica a osservare a livello numerico un transito apprezzabile, ad esempio, okay? Perché sicuramente magari la stella di paragone ha sofferto di problematiche di cielo diverse rispetto magari alla componente azzurra della stella che sto usando come candidato. Quindi sempre cercare, nei limiti del possibile chiaramente, di mantenere l'indice colore della stella di riferimento simile all'indice colore della stella da rilevare e praticamente da lì puoi andare a misurare, e lo fanno i software, tutti i frame affinché venga fuori il dato. Io gli dico di procedere a quello che si chiama fitting e quello che mi viene mostrato, vedete, questa non fu una serata buona, altro motivo per il quale il rapporto segnale-rumore era diciamo così basso, perché ho avuto sicuramente, adesso non mi ricordo, ma sicuramente nuvole, eccetera. Vedete, praticamente viene mostrato, okay, quella che è una tendenza, diciamo, quello che viene è l'expected, il modello aspettato dal sistema, nel senso atteso dal sistema, in base ai parametri orbitali e fisici del pianeta extrasolare, e quello che invece io ho rilevato. Ok, cioè il mio sistema, le mie foto, okay, le mie immagini misurate e calibrate, allineate e messe insieme, ok, misurate tutte insieme, hanno dato origine all'emersione di uno scostamento della luminosità della stella. In questo caso, ad esempio, il valore sarebbe stato, questa non è un'immagine, non è un grafico che io ho mandato, poi vi spiego perché, però sarebbe stato anche un valore apprezzabile da un certo punto di vista, perché ho praticamente un ritardo sul transito di 2,4 minuti, che è considerato comunque un ritardo accettabile. Di solito destano preoccupazione massima quelli che sono oltre i 20 minuti di ritardo di anticipo, perché può essere in corso un errore a catalogo o perché magari il pianeta ha un compagno nascosto che lo disturba a livello gravitazionale, quindi crea nella sua orbita degli scostamenti in anticipo o in ritardo. Ma in questo caso 2,4 minuti è un dato assolutamente compatibile con il timing di questo transito. Solo che non va bene come rilevazione perché, vedete, ci sono forti punti di dispersione in quest'area qui e comunque mi manca tutta una parte di transito dovuto alle nuvole. Quindi questo non è un dato che è valido per essere mostrato alla comunità scientifica, perché stiamo facendo in questo caso scienza, anche se la stiamo facendo in casa. E quindi non va bene. Vi volevo far vedere proprio cose anche non corrette, proprio perché bisogna mettersi sempre nell'ottica, quando si fa ricerca, di essere anche un po' critici sul proprio lavoro. Dire ok, io voglio collaborare in qualcosa che comunque in cui serve la mia mano,
il dato non mi piace, bisogna guardarsi in faccia e dire no, su questo non lo mandi perché non va bene questo tipo di rilevazione. Qua abbiamo ad esempio anche l'errore, la deviazione standard della rilevazione, che è intorno al 7,3 per mille, che a livello personale, questo può essere discutibile o no, non ritengo accettabile. Io preferisco stare sempre sotto il 5 per mille, almeno come scostamento. Se andiamo a vedere, e con questo concludo, la precisione con cui è stata effettuata comunque questa misura, vediamo che siamo intorno ai 2 centesimi di magnitudine. Quindi il sistema è stato in grado di rilevare uno scostamento di luminosità di 2 centesimi di magnitudine dal cielo di Rimini. E quindi uscite e fate ricerca, che vi divertite. Fine. Grazie mille Fabio, grazie davvero. Prima di passare alle domande mi permetto di dire proprio 2 cose, davvero. Intanto mi sono emozionato tantissimo nel vedere in diretta lo spettro della stella, cosa che avevo visto fare solo quando ero studente universitario all'Osservatorio di Loiano dell'Università di Bologna. E poi mi permetto di dire che appunto hai comunicato questa cosa con una passione straordinaria e direi che è arrivato il messaggio del come in qualche modo da quei fotoni, no, che vengono intercettati e si possono capire un sacco di cose, no? Banalmente dicevi poco fa, se ci fosse stato un ritardo, no, in questa buca di 20 minuti avremmo capito che probabilmente o c'è un errore, no, da qualche parte, oppure ci può essere anche un altro corpo celeste che in qualche modo a livello gravitazionale interagisce. E quindi questa cosa è veramente straordinaria e vedere che si può fare da casa è assolutamente incredibile. È entusiasmante. Tra l'altro mi permetto anche di dire, adesso non so se posso, però dai, me lo concederai, al limite poi mi fucilerai in secondo momento. No, che tra l'altro dai, io so che tu hai cominciato anche ad appassionarti a questa scienza anche un po' con la perdita di tuo papà, no? E questo parla anche di una sensibilità straordinaria che secondo me stasera sei riuscito in qualche modo a comunicare. Quindi io ti ringrazio tantissimo, veramente. No, grazie, siamo stati... grazie per aver citato questo aspetto perché è fondamentale, no? Mi rivolgo poi soprattutto un po' a tutti coloro che hanno perso qualche caro, perché in fondo siamo tutti in questo sacchetto dove niente viene perduto. Da qui, ragazzi, non si scappa. Come dico io, semplicemente si smettono di pagare le tasse. E quindi il fatto di ricercare comunque materia che ci, in questa maniera ci accompagna in tutto il nostro percorso in vita, ma dove la vita poi in realtà si fa fatica a identificare come in una scala solo temporale, è un grande aiuto anche per affrontare momenti di forti stress e di forti difficoltà. Il cielo è inclusivo e quindi tu puoi essere anche la persona più sfortunata del mondo in quel momento, ma il fotone che ti raggiunge lo potrai sempre misurare, dargli un nome e un cognome. Dico sempre, il cielo non ha diritti d'autore, è vero? Cioè, se non fosse per Elon Musk, diciamo che avremmo... Esattamente. Bene, io adesso lascerei anche spazio a qualche domanda, se c'è, perché veramente hai detto anche tantissime cose, ci hai fatto vedere il tuo osservatorio, è veramente straordinario, quindi... Ho visto che qualcuno in chat l'aveva fatta, quindi se volete, questo può essere un momento... Molte non le ho lette perché poi guardando il monitor ho fatto fatica a... Per esempio c'era qualcuno che chiedeva se avevi previsto un gruppo di continuità rispetto al... Allora, attenzione ai gruppi di continuità, l'ho previsto come investimento a lungo termine, per il semplice motivo che
Se voi andate a misurare il gruppo di continuità con un oscilloscopio, noterete che quelli un po' più economici danno degli spike che sono peggio della rete. Lo spike è quando praticamente, diciamo, hai dei picchi di voltaggio, chiamiamoli così, perdonatemi se sapete di cosa sto parlando, perché non è poi il modo più corretto di dirlo, ma si tratta sostanzialmente di quello. Gli spike creano affaticamento alle apparecchiature elettroniche, agli alimentatori, perché chiaramente devono mantenere un voltaggio. Ad esempio, un alimentatore da 12 volt deve fornire sempre 12 volt, ma se a monte gli arriva uno spike, chiaramente va in difficoltà per mantenere, diciamo, un voltaggio corretto. E quindi stare attenti ai gruppi di continuità, perché ci vogliono buoni. Probabilmente costerebbe più un gruppo di continuità che la metà dell'osservatorio per fare le cose fatte bene. E allora dico, va bene, se va via la corrente, in realtà, al di là della presenza o meno mia, e a cosa si va incontro? Allora, se saremo in un campo, quando verrà portato in un campo, e allora ci sarà una remotizzazione, un'automazione assolutamente completa, allora lì vale la pena pensarci. Ma chissà, magari con un generatore più che un gruppo di continuità economico. Ma stare attenti sull'economico, perché non è detto che faccia bene. Oppure qualcuno aveva chiesto informazioni sulla camera, però mi sembra che ad un certo punto tu l'abbia citata, la ASI, com'è che era la camera che avevi utilizzato? L'ASI 120 mm è una camerina che si trova anche nel mercato dell'usato a poche centinaia di quasi meno. Pardon, quasi meno di 100 euro oggi. Ed è una camerina valida per questo tipo di lavori perché non è molto rumorosa, è abbastanza veloce. Nella sua versione precedente già era abbastanza veloce, quindi se uno vuole prenderla nuova oggi costa sulle 300 euro, mi pare, ed è piuttosto performante. Sono buone, queste nuove CMOS sono buone, poi può piacere o non piacere come tecnologia, però fanno egregiamente il loro mestiere. E quindi praticamente una camerina di quel tipo permette di ottenere un buono spettro. Bisogna però stare attenti perché avendo un sensore molto piccolo, bisogna accoppiarla con un telescopio di dimensioni adeguate, cioè non troppo spinto, perché si rischia che se no lo spettro vada fuori dal campo visivo del sensore, essendo che noi nello stesso frame dobbiamo prendere stella e spettro, bisogna stare attenti a calibrare bene il sistema. Ma non preoccupatevi perché sul sito dove si vendono questi filtri qua c'è un calcolatore che vi dirà se sul vostro sistema è calibrato oppure Dopo mi ricordo qualcuno che chiedeva se l'inquinamento luminoso incide o meno sulle osservazioni. allora, l'inquinamento luminoso incide e me lo trovo come. Sì, vedo che arrivano le domande. Riesci a tenermi te d'occhio le domande, tu per caso? Perché Sì, io. ci provo. Okay. Sì, l'inquinamento luminoso influisce negativamente perché chiaramente diminuisce il rapporto segnale-rumore. Praticamente mi viene schiarito il fondo cielo e questo non mi consente sempre di avere un buon rapporto segnale-rumore sull'immagine. Però comunque ci si convive abbastanza bene in ricerca. È chiaro che non posso andare a prendere oggetti particolarmente poco luminosi, tant'è che ad esempio la mia struttura è accreditata con il codice L62 al Minor Planet Center, dove si studiano e si rilevano gli asteroidi, ma contestualmente non posso per ora fare un'astrometria precisa su asteroidi pericolosi perché essendo poco luminosi rischio di non vederli e quindi sì, qualche limite assolutamente lo crea. Provo a tenere traccia e poi comunque potete anche prenotarvi e magari fare la domanda direttamente. Sì, Domanda beh, fidatevi. sul transito dei pianeti extrasolari, usi qualche filtro? Allora, la fotometria, diciamo che spesso si può fare anche senza filtri fotometrici. È una cosa che ho imparato perché chiaramente mi è stata riferita anche come, tra virgolette, nelle fasi più di gioco di questa passione, no? Quando mi si diceva prova, fai, guarda che va bene lo stesso. Quindi sì, si può fare anche senza filtro. Io non sto usando fino a oggi dei filtri, sto facendo tutto con un filtro di luminanza. E tra l'altro sia l'ABSO, che sarebbe l'Associazione Americana delle Stelle Variabili, che
che la UAI sulla questione degli asteroidi, che il progetto Exocloak di Ariel consentono di inviare immagini non filtrate. Dove serve il filtro fotometrico? Serve nel momento in cui devi andare a misurare una magnitudine precisa e diciamo in qualche maniera ti aiuta a tenere più sotto controllo la sessione, no? Ad esempio, se io uso un filtro rosso fotometrico, l'inquinamento luminoso potrebbe darmi un po' meno fastidio in certe condizioni, o la luna potrebbe darmi meno fastidio, e quindi diciamo che non sto, cioè da adesso, perché mi sono arrivati grazie a un carissimo amico, da adesso posso utilizzare filtri fotometrici perché ne ho due, ho il B e ho l'R e il V, che sono quelli che vanno per la maggiore. In più ho anche ricevuto un filtro giallo che mi fu consigliato anche da Antonello Medugno, che fino a poco fa era qui connesso, che serve sui filtri, sui pianeti extrasolari, perché viene eliminata la componente blu e quindi praticamente, ciao Antonello, e quindi praticamente permette di osservare meglio e più nitidamente il transito. Quello che non so, ma questo poi magari con Antonello ne parleremo perché è una curiosità che ho io, e se il filtro giallo comunque dal punto di vista della misurazione della magnitudine precisa mi fornisce un dato confrontabile con altri. Fabio chiede che strumentazione si può acquistare, se lui può partire con uno Skywatcher da 200x1000. Assolutamente sì, puoi partire con quello tranquillamente. Non so con che cosa riprendi, però una cosa che puoi fare se hai un sistema di guida, io nel tuo caso probabilmente partirei proprio dalla spettrografia, perché con uno star analyzer da 120 euro, se hai una reflex gliela metti lì, se fai stelle particolarmente luminose senza bruciare, mai bruciare, perché sennò l'informazione ce la scordiamo, già dalle prime sessioni ti torni a casa con tre o quattro candidati su cui giocare, anche se hai ripreso con una reflex. Roberto invece chiede se per pianeti extrasolari usi una sola stella di riferimento. No, in genere ne uso più di una. Allora, quando voglio fare le cose fatte bene, perché non sempre ci svegliamo col piede giusto, quando voglio fare le cose fatte bene le verifico attentamente e ne scelgo almeno tre. Quando voglio fare le cose fatte bene ne scelgo anche sei, ma senza guardare cosa sto scegliendo, però poi sono sempre dati che mi tengo per me possibilmente, a volte lo faccio solo per vedere se si osserva la curva, solo per vedere se è andata bene. Poi in alcuni casi diciamo non l'ho mai fatto con la fotometria sui pianeti extrasolari, ma con altri per altri oggetti tipo qualche stella, a volte anche una check star aiuta. La check star serve praticamente per capire se abbiamo preso dei candidati, delle stelle di riferimento che non siano esse stesse delle stelle variabili, e questo è uno dei rischi in cui si incorre. Vi racconto una debacle, perché ne ho avute tante anch'io, molto interessante, perché mi sono trovato una sera con una stella che ha avuto una, non una pulsazione, ma una costante variazione di luminosità verso il basso, cosa che non mi riuscivo a spiegare e che poi dopo tante sessioni mi hanno aiutato a ricondurre a un problema dovuto addirittura alla rifrazione atmosferica. Quindi quando si prende, ad esempio, vicino all'orizzonte, l'oggetto sale e quindi cambia la massa d'aria, e io nella mia inesperienza ci sono cascato dentro con tutto il cappotto. E quindi chiaramente ci sono tante possibilità di avere dati letti male, capito? Ed è bello perché fa parte del gioco, ok? Giustamente Antonello Medugno suggerisce la regola di andare sopra i 25 di altezza, e ha ragione, tant'è che nella scelta dei miei candidati io sto sempre sopra addirittura i 35 gradi. Ho imparato la lezione e dico va bene, piuttosto non riprendo quel candidato, però quando voglio il dato almeno che sia ripreso bene. Adesso è importante riprendere bene, poi quello che verrà dopo lo impariamo anche strada facendo. Ascolta, abbiamo una domanda che sembrava la classica domanda: quanto ti è costato l'osservatorio? Invece è: quanto tempo ti è costato la costruzione dell'osservatorio? Allora, io sull'osservatorio ho avuto la fortuna di poter fare una scelta di comodo,
evitandomi la costruzione della struttura. Vi spiego, siccome io ho aperto partita IVA, il tempo mi è crollato, il tempo a disposizione mi è crollato giustamente tanto, perché praticamente è come se fosse un figlio la partita IVA, forse anche peggio, una suocera, è una suocera la partita IVA. E allora praticamente cosa succede? Succede che non avendo tempo di misurare, strafare e trovarmi magari a metà dei lavori in braghe di tela e avendo urgenza di farlo presto, ho acquistato uno shelter, ho barato e ho acquistato uno shelter da TecnoSky, costicchia. Non sta a me definire se vale i soldi che si spendono, ma si riesce a fare qualcosa di similare a meno. Io mi trovo molto bene, c'è qualche cosina da correggere, ad esempio alle pareti bianche, quindi se hai un LED dentro ti entra di tutto. Però sì, tutte cose che si correggono, ma è un bellissimo aggeggio. Sinceramente mi trovo molto bene. Quindi considerando questo, tra costruzione dei quadri con ingegnerizzazione, e decisione di tutte le periferiche, costruzione dei quadri, eccetera, eccetera, ci ho messo da ottobre, partito l'ordine, il 24 dicembre ho inaugurato la struttura col primo asteroide fotometrico rilevato. Roberto si era prenotato per una domanda a voce, spero di aver seguito bene l'ordine. Sì, pronto? Mi sentite? Sì. Ciao Fabio. Chi è? Sono in video. Ma anche te stasera. Ma aspettavo questa serata da settimane, quindi non potevo mancare. Allora, tutto... No, bellissimo, guarda, era esattamente quello che speravo di vedere, nel senso tu tantissime curiosità a cui hai risposto e poi te, insomma, ormai ho capito come sei fatto, quindi sei proprio bello da ascoltare. Molto più che da vedere. Poi ti pago. Poi ti pago. Esatto. Ascolta, allora io avevo, in realtà, forse diciamo più una riflessione a voce alta, no, che volevo condividere, che poi si tramuta anche un po' in una domanda, in un certo senso. Mi affascinava molto vedere come viene fatta la spettrometria, no? Quest'idea che questo filtro che porta la camera in qualche modo faccia da prisma, ok, e proietti lo spettro distribuendolo spazialmente lungo il CCD. Ok, quindi pensavo, beh, in fondo diciamo, la stessa informazione che vediamo nella luminosità di una stella, però in realtà decomposta e strutturata in un modo diverso, per così dire, no? Sì. E allora, in realtà, poi quando, cioè, tu hai parlato prima della spettrometria e poi della fotometria, no? In realtà, vedevo un'interconnessione tra le due, no? Nel senso che, cioè, quello che mi sono chiesto è, beh, ma una volta che io lo spettro, a cosa mi serve il filtro fotometrico? Visto che in realtà lo spettro dovrebbe già contenere anche l'informazione fotometrica, no? Allora, il filtro fotometrico ti può servire, ad esempio, per evidenziare meglio un transito o una variazione di luce su un determinato astro. Ad esempio, se la stella è rossa, chiaramente hai la possibilità di contrastare, chiamiamo così, con un filtro specifico quel tipo di variazione di luce. Quindi questo è uno. Un altro è la compatibilità del tuo risultato. Perché allora, al di là della misura spicciola che tu puoi fare a casa, ma se stai riseguendo un candidato dove parte una campagna ASSO che dice riprendete nella banda del B, perché abbiamo rilevato che sta aumentando la luminosità di quella stella, tu non puoi presentarti con una luminanza se non viene accettato, perché il tuo valore non sarà uguale a quello degli altri. Allora ti do un consiglio, vai a vedere sul sito dell'ASSO, se te lo vuoi segnare, CHCINI, che è uno dei prossimi candidati che ho intenzione di seguire, perché ad esempio lì viene fatta specifica richiesta di rilevazioni della banda del V o del V, del B o del V. Cioè non vogliono le rilevazioni fatte col rosso fotometrico, perché non gli servono a niente, loro stanno osservando la variazione su quelle componenti lì. Siccome il filtro fotometrico ha una banda passante certificata e quindi teoricamente uguale per tutti, il valore di una magnitudine che rilevo io deve essere uguale al valore di una magnitudine rilevata in America, punto. E quindi per questo serve il filtro fotometrico.
Ok. Diciamo che se vogliamo fare un'allegoria dal punto di vista dell'astrofotografia visuale, non visuale, ma insomma che genera l'immagine, un po' come se ci dicessero vogliamo un segnale o tre e noi riprendiamo con un canale RGB e gli diamo il blu. In realtà tu vuoi lo tre, quindi dovresti fare un banda stretta per così dire, no? Cioè rimuovi tutto e sei precisamente. Sì, possiamo In senso interpretarla. molto metaforico, diciamo, no? Interpretarla così, C'è il solo filtro che. fotometrico, va. Sì, solo che mentre ad esempio se tu prendi un filtro narrow band da 7 nanometri, in realtà bisognerebbe poi andare a vedere con uno spettroscopio quanto è veramente 7 nanometri, ci sarà quello che è 7,5, quello che è 6 e 8, capito? Il filtro fotometrico invece esce che è certificato. Sì, ok. Quindi è quello, capito? Poi in realtà è stato visto, quindi mi riferisco a Olgad del 2014, mi pare un intervento fu di Lorenzo Franco, che in realtà non è sempre precisamente così, perché chiaramente poi ci sono difficoltà costruttive, però è un filtro fotometrico, cioè quando tu ti presenti con un filtro fotometrico, diciamo che la variante che puoi avere da una marca all'altra comunque non inficia la misura, è Sì. semplicemente è fotometrico, è certificato, ma fino a tot, cioè magari non lo puoi portare ad Harvard, capito? però insomma, cioè, per i lavori che vengono richiesti a degli astrofili sono certificati, quindi va bene. Ho capito. Grazie mille. Niente. Tolgo la mia faccia adesso. Una domanda di Chiara che chiede se le rilevazioni fotometriche possono servire alla ricerca di esopianeti solo partendo da presenza di candidati oppure cioè da studi di esopianeti già scoperti di cui si conosce il transito. No, in realtà no. Perché? Perché ad esempio se io faccio una rilevazione sul timing e rilevo che il pianeta arriva 25 minuti dopo e chiaramente faccio partire un alert a tutta la comunità astrofili di amici dicendo rileviamolo insieme e insieme rileviamo che ritarda di 25 minuti tutti insieme. Cioè, poi la questione diventa grossa. Fino a che qualcuno non incomincerà a prendere i dati, a richiedere anche dati fotometrici, fatti con filtri fotometrici, magari per determinare con più certezza qual è lo scostamento, e da lì arrivare piano piano magari anche a scoprire un nuovo pianeta extrasolare. Cioè, noi astrofili abbiamo delle potenzialità che sono enormi perché possiamo lavorare insieme, cosa che gli osservatori professionali fanno, ma ha dei costi. Cioè, prenotare una sessione in un osservatorio professionale ci vuole un progetto di base che deve essere credibile e non puoi andare tu col tuo telescopio e dire, sai, forse ho visto una stella pulsare. Cioè, bisogna che ci sia una serie di osservazioni e spesso questo materiale lo possiamo offrire noi. Maurizio chiedeva se le stelle di riferimento si scelgono prima o in fase di analisi dati. Allora, sarebbe bene sceglierle prima facendo una comparazione con il campo inquadrato, però in generale un telescopio, diciamo, a media focale, quindi fino a 1200, con un campo che non sia proprio minuscolo, permette sempre di avere delle candidate rilevabili, delle candidate, scusate, delle stelle di paragone valide. Quello che consiglio comunque all'inizio, sicuramente, io ogni tanto lo faccio ancora e ho ripreso a farlo. Anche perché sto cambiando delle routine di lavoro, perché mi sto migliorando piano piano, o almeno ci provo, consiglio di farlo prima della sessione. Sì. Poi se non si riesce, ripeto, qualcosa dopo si trova, però farlo prima aiuta anche l'occhio, no? A fare lo staropsia sulle cartine e quindi sappiamo già anche se abbiamo puntato bene. Claudio chiede quanti esopianeti hai rilevato. Allora, con successo o senza successo? Ne hai studiati, dai, quanti hai provato Ne a. ho studiati 5 o 6 in maniera un po' più approfondita, forse 7 in maniera più approfondita. Se però per studio ci mettiamo anche quello che riguarda la rilevazione degli errori che servono per capire che cosa stai facendo, almeno una ventina. Anche perché dietro ogni rilevazione ci va lo studio del pianeta. Cioè,
si appresta. Cioè, tu nel momento in cui riprendi devi sapere, cioè è bello anche sapere che pianeta stai riprendendo, e quindi chiaramente al di là del dato che ti squadri o meno, stai studiando, quindi studiati una ventina. Le informazioni riprese con successo, le ultime 7-8 mi pare, dovrei andarle a contare in realtà, le ultime 7-8, ma sono state ben verificate, e quello è il lavoro forse più grosso a volte, perché la ripresa in sé si fa. Chiede sempre Claudio, quindi riesci anche a capire se è gassoso o no? Io personalmente no, nel senso che so che ci sono dei calcoli che vengono fatti dal punto di vista, diciamo, sulla differenza di magnitudini. Ad esempio, si riprende il pianeta, il transito del pianeta con due filtri diversi alternativamente, poi si mettono insieme con delle formule matematiche i dati e si riescono ad ottenere molti parametri astrofisici dell'astro. Ma penso che per sapere se è gassoso o meno serva la spettroscopia. Ma qui lo dico e qui lo nego, perché è un ambiente su cui ancora non sono sicuro delle risposte che do. Io spero di non aver perso nessuno. Dite se mi sono perso qualche domanda che per caso mi è sfuggita o non ho visto. Eventualmente, se c'è ancora qualcosa, un'ultima domanda, oppure direi che possiamo chiudere. Se si sfoca il cerchio della stella non può sovrapporsi a quello di altre stelle sfocate e falsare il risultato? Sì, può capitare e quindi diciamo, se non si sta attenti, anche falsare la rilevazione. Questo capita soprattutto non tanto sui pianeti extrasolari quanto sugli asteroidi, perché l'asteroide si muove durante la sera e quindi può capitare che vada a incrociarsi con stelle di campo e quelle immagini non sono valide. Perché chiaramente la fotometria in quel punto viene falsata. In quel caso, se sei sfocato, rischi di perdere più frame, non li usi quelli che sono, diciamo, dove l'asteroide passa nel campo. Per quello che riguarda le stelle, bisogna cercare comunque di osservare bene il campo, no? Per decidere anche quanto andare a sfocare, nel senso non si può far sempre tutto alla cieca. È chiaro che ci sono situazioni dove le stelle sono particolarmente vicine, e lì in certi casi può servire anche una focale più lunga per riprendere. Quindi diciamo che c'è un motivo per cui poi magari qualcuno si prende un 450 Smith Cassegrain telescopio che è grande così per fare questo tipo di lavori, perché chiaramente ha molta più raccolta di luce e ha anche una focale interessante dove gli può dare meno fastidio l'interazione con altri corpi. Bene, io direi che possiamo anche concludere qua. Sicuramente i contatti li abbiamo e c'è anche possibilità eventualmente di continuare il dialogo con te, certo. Molto volentieri, ecco, per chi volesse. In ogni modo possiamo sempre metterci in contatto con Fabio.